Mi trovo a Taranto, al quartiere Salinella, precisamente in via Lago di Varano. Sono intervenuto, chiamato da numerosi cittadini, i quali appunto mi hanno manifestato la loro forte, profonda preoccupazione relativa alle sorti di questo albero. Guardate, è un albero che sembra potersi ribaltare per come risulta abbastanza piegato. Ecco, mi avvicino e guardate, proprio in prossimità della mia mano, sembra quasi potersi ribaltare, sembra quasi poter, come dire, catapultarsi, per così dire, dall'altro lato, e già si vede appunto come l'albero è piegato, quindi potrebbe in un certo qual modo franare, non dico da un momento all'altro, ma a breve. D'altronde, situazioni analoghe si sono verificate con gli alberi adiacenti che sono stati appunto tagliati. Vedete, come i tronchi risultano appunto segati. Ma qui, guardate, questo albero come appunto si piega, si incurva e sembra non avere stabilità. Ecco, ve lo faccio vedere anche da quest'altra angolazione. Guardate come è ricurvo, come è appunto piegato, come quasi possa bastare un ulteriore colpo. Parlo di forte vento, forti piogge o anche le stesse radici che non ci sono più, magari marcite, che non attecchiscono più al terreno e che potrebbero appunto provocare appunto il ribaltamento, l'albero che in buona sostanza frana. È una cosa che è già accaduta in via Cagliari, ricordate, un anno fa, ma anche forse neanche un mesetto fa in via Messapia. Stessa situazione, l'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci che non interviene. Non esiste da parte dell'amministrazione Melucci un monitoraggio, perché se esistesse un monitoraggio, anche a proposito di questo albero si sarebbero presi provvedimenti, sarebbe stato appunto fatto, si sarebbe fatto uno studio su di esso. Invece no, dobbiamo aspettare ovviamente che il consigliere Luigi Abbate intervenga, notizi gli uffici competenti e poi si va a fare il sopralluogo, sperando ovviamente che l'intervento dell'amministrazione comunale, come dire, non sia postumo, cioè non avvenga a babbo morto dopo che appunto si è verificata. Guardate, non è sensazionalismo il mio, ma un po' di intuito, memore anche di quanto accaduto in altre vie di recente, potrebbe verificarsi. E questa situazione di via Lago di Varano, un caso isolato, questa mi riferisco agli alberi, ma anche più in là, per esempio in via Lago di Varano, quasi all'altezza con via Lago di Seo, una situazione analoga riguardante un altro albero. Questo è l'albero, lo vedete, un giorno cadrà e almeno io avrò avuto la coscienza a posto nell'aver segnalato questa possibile sciagura.